Pope Francis was very grateful to address the Italian police. Hundreds of them made their way to the Paul VI audience hall to hold a warm encounter with him. Minutes before the Holy Father's arrival, between pieces played by the police band, experiences were shared, many of them sad, like that of the wife of Mariano Romiti, killed at gunpoint by terrorists in 1979. Lui era gentile, tant'è vero che vennero lì dopo morto, vennero due signori a casa mia a farmi le condoglianze, perché dicevano, guardi, suo marito ci ha arrestato. Però ci diceva che ci dava i consigli buoni, che non lo dobbiamo fare più, che roviniamo la vita nostra. Strong applause was given to the memory of a colleague who lost her parents, her policeman husband, and her two children in the earthquakes of August 2016. E quella donna, nonostante credo la più ingiusta delle punizioni, perché perdere i genitori è una cosa estremamente triste, grave, ma è il ciclo della vita. Perdere il marito, anch'egli poliziotto, ma credo che la dannazione più grande sia quella di seppellire i propri figli. E quindi quella straordinaria donna. Noi abbiamo l'orgoglio che è una nostra collega. With this, the police chief reminded that beneath the uniform there are human beings, which is exactly what the Pope spoke of. He said the family is where love is learned, where one finds refuge, and where one receives the strength to face life's difficulties. La famiglia è il luogo della tenerezza. Per favore, non perdere mai la tenerezza. Quest'epoca manca di tenerezza. Ci vuole ritrovarla e la famiglia può aiutarci adesso. The Holy Father also said that a family's kindness brings one to God, who gives strength to face life's difficulties. A partire da questa esperienza interiore fondamentale è possibile arrivare a sostenere tutte le contrarietà e le vicissitudini della vita, le aggressioni del mondo, le infedeltà e i difetti nostri degli altri. At the conclusion of his address, the band played a very special piece, the Police Prayer, which topped off this intimate encounter.